Bene. In realtà sto registrando adesso. No. Ti convince, vai. No. Avevamo anticipato che saremmo passati a prendere dei turisti presso un tender, e i turisti sono qua in barca con noi. Abbiamo il signor Marco e la signora Elisa. La loro prima volta che vengono sulla deriva, gli piace molto, è un'esperienza unica. Il mare è calmo, e circa ci sono 11-12 nodi. Siamo anche in compagnia del nostro Enrico Moretuzzo. Giornata splendida, siamo limitrofi nelle coste del nord del mar Adriatico, però non vi diciamo dove, e provate un po' a immaginare. Esatto. Poi, beh, non so, dite tu voi qualcosa, Marco, cosa ne pensi? Dopo insomma la serata di ieri sera, perché mi ha detto. Ah, catamarano. Catamarano? Ragazzi, quelli del Montenegro sono arrivati, hanno messo in salvo il gabbiano e hanno bevuto un aperitivo. Sì. Max, dove i telefoni satellitari che tra due ore dovrebbero essere circa Grattasoio allo beach? Ma penso che insomma ci apprestiamo solo con della documentazione cartacea? Sì. Benissimo, cari ragazzi, da Max Vigiani e tutti. Facciamo una panoramica, come dice Max, senza ribaltare, solo quando lo dice Max. Sì, sì. Facciamo vedere un po' il mare. Sì, ma tu mola un attimino, che se non mi hai fatto, io ho il telefonino. Sì, ma sono io che sono un po'. Sì, ma mi controlli, vecchio. Ma che punto davanti, Henry, che sono gli schizzi. Sì, ma vaffanculo, ti sto cazzando. No, no, no. Ragazzi, causa di forza maggiore dobbiamo chiudere, il mare si sta ingrossando, la situazione è critica, onde di 2 metri ci aspettano. Bene. Alla prossima, signori e signori, da Enrico Moretuzzo e da Max Vigiani, dai tuoi nostri ospiti, Marchigno e Elisa, è tutto, voi la linea studio. Ah, studio. Ciao!